l'idea è nata da mentre giravo Pianese Nunzio, c'era un tipo che si chiamava Lello. Lello mi pare Luongo, pare si chiamasse, perché però non l'ho sentito più. E diceva, in ogni momento in cui poteva infilarsi, si infilava e diceva, a vita mia è un film. Poi insisteva lui, poi diceva, boh, Lello, racconta una ragazza in vita tua, e allora mi raccontate che insieme a tre amici avevi violentato la presente moglie con la quale avevo avuto due bambini. E l'iter è stato quello, ci stiamo leggendo del cazzo. E mo me lo dici. E poi ha scritto montagne di lettere che lei non, cui lei non rispondeva. Poi un giorno ai tanto e poi mi è arrivata la lettera di Gisella, credo che si chiama lei. Però lei non me l'ha voluto proprio parlare con lei. Te non ha mai scritto una lettera? Sì, come no? Tu rispondi? Certo che rispondo. Che se mi si chiede una risposta, se mi si dice una cosa carina, rispondo. Di credere proprio. La psicologa consiglia a lei di fare un corso teatrale, sai, perché lei era veramente in questo incubo, in questa rete di cose. E Fabrizio, io ho detto, perché non vieni a fare tu sto corso? Lui ha detto, guarda, io non ho fatto proprio di cose, però ho fatto delle cose nell'università, dei lavori, e quindi è venuto veramente con la sua grazia, col suo talento e col suo se stesso che è soave, perché lui non interpretava nient'altro che se stesso. Quello è un momento bello, secondo me. A me sembra che l'attore in teatro, non me ne vengono in mente altri, è l'unico che è costretto a lavorare sulla memoria, cioè imparare i testi a memoria. Ma tu stai lanciato da consumi o no? Antonio, cioè, per la prima volta non mi era mai accaduto, mi ha chiesto di interpretare me stesso. Ho detto, io voglio che tu sei Fabrizio Gifuni, che tiene un corso di un laboratorio di teatro ai Quartieri Spagnoli. Quindi i due giorni che siamo stati insieme sul set è stato tutto molto naturale, cioè io ho organizzato un vero laboratorio teatrale per un gruppo di ragazzi a cui avrebbe partecipato la protagonista del film, che partecipa a questo laboratorio all'interno di questo suo faticoso e silenzioso processo di rimarginazione di questa ferita per la violenza subita. E Antonio ha spiato questo laboratorio riprendendolo. Non mi guardo più. Mi sento una pietra. Io le capisco queste sensazioni. Anch'io alla tua età mi sentivo così. La difficoltà è proprio essere madre di una ragazzina di 15 anni. E non era facilissimo. E anche cercare una gestualità, un modo di porsi da donna un po' fredda, che è proprio l'opposto di me, perché io sono molto più viscerale come persona, quindi ho fatto proprio un lavoro sulla costruzione contro il mio modo di essere, quindi sono fatto moltissima attenzione all'uso che facevo non solo della voce ma anche della gestualità. E non sarà la fame? Mamma, ma è una cosa seria. Sì, lo so, Irene, però veramente stasera non hai toccato cibo, e anche Gaetano. Tanto il carciofo. È la tua verdura preferita. Un'esperienza inaspettata, diciamo, almeno per me. E quindi difficoltà io non, cioè, non ne ricordo veramente, perché per me è stato tutto, diciamo, abbastanza naturale, e soprattutto per il fatto che io mi trovassi a mio agio, soprattutto con Antonio. Poesia d'amore. Quando io nella mia testa penso, amore, come fai tu a sapere che lo sto pensando? Non lo sai, non lo puoi sapere. È un amore che non lo puoi vedere. Sta dentro i muri del carcere. Quando scaveranno, non troveranno niente. Invece se lo scrivi, amore, io lo posso leggere. È stata una grande occasione fare questo film, perché poi mi piaceva pure. Una cosa di questa non me la sarei mai aspettata. Però sono contento, cioè poi la prendo come una cosa normale, diciamo. Perché poi già da quando ero piccolo mi piaceva fare l'attore, allora ci
ci ho messo più cuore, diciamo, per fare questa cosa.